Ci vuoi raccontare brevissimamente cosa stai facendo adesso? Sì, sto facendo diverse cose, sostanzialmente tre. Sono uno studente di economia aziendale in Bocconi, sto curando la rubrica tecnologia del portale virgilio.it e ho lanciato una startup chiamata saperlo.it, che è un portale user generated content dove gli utenti possono pubblicare dei consigli su come effettuare determinate operazioni e vengono retribuiti per i consigli che condividono con gli altri. Tu nasci come formatore degli utenti internet, hai avuto dei siti, hai costruito dei siti che aiutavano la gente a usare la rete meglio. Secondo te, che cosa manca oggi alla rete? Sì, secondo me quello che manca alla rete è la possibilità di raggiungere l'utente di massa, nel senso che su internet vi sono spesso delle idee innovative con un potenziale enorme, ma spesso chi realizza queste idee manca di quegli strumenti che potrebbero permettere di far conoscere quest'idea ad un pubblico di massa, che di fatto è quello che determina il successo di un'idea, sia a livello imprenditoriale sia in termini di utilizzo, in quanto un'idea, per quanto innovativa, se non viene utilizzata dalle persone, perde quello che è il suo potenziale e il suo valore. Secondo me, questo è quello che manca alla rete in questo momento. Scommetto che ci stai anche lavorando. Sì, io nel mio piccolo cerco anche con virgilio.it, quindi con la visibilità che ho a disposizione, di far conoscere nuovi strumenti, nuove start-up all'utente finale che di fatto legge il mio blog. Infatti sul mio blog, sulla mia rubrica, pubblico dei consigli pratici accessibili ad un pubblico di massa su come utilizzare al meglio il proprio PC, su come proteggersi da minacce come pirati informatici, truffatori, e ultimamente sto lanciando molte start-up cercando di utilizzare la mia visibilità per fare un qualcosa di utile agli altri.